Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Signore e signori, buongiorno, buonasera, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream. Mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, Allora di Amadeus, Quelli che ero, il salotto della Morghi e poi da oggi anche quello della Buge. Eccoci, eccoci. Ed abbiamo con noi un grande veramente. Johnson Righiera. Eccolo qua. Ciao, Johnson. Troppo buono, Ma sai perché, sai perché è grande? Perché tu, quando ho registrato il tuo numero su WhatsApp, c'è il logo, quello è un logo da grandi. vabbè, quello è praticamente è una frangia dei tifosi di questa squadra che io tifo da più di 12 anni, sì, quasi 12 anni deve essere. E l'Union Saint-Gilloise che si appresta a iniziare i playoff per lo scudetto in Belgio e a breve anche a maggio farà la finale di Coppa del Belgio. È stata appena eliminata dal Fenerbahce in Conference League, ma c'è da dire che la squadra si chiama, come dicevo, Union Saint-Gilloise ed è di Saint-Gilles. Saint-Gilles è come fosse un quartiere di Bruxelles, ma in realtà è un comune. Tutti i vari Anderlecht, Molenbeek, che sembrano quartieri di Bruxelles, tutti gli effetti più o meno lo sono, perché non ti accorgi di cambiare, Città. che cambi comune. Invece sono tutti dei comuni, ecco. L'Union Saint-Gilloise è nata a Saint-Gilles, paese storico di grande accoglienza e soprattutto antifascista, fondamentalmente. Addirittura mi dicono che questo simbolo che ho nel WhatsApp è appunto il simbolo degli unionisti antifascisti. Addirittura mi diceva il sindaco di Saint-Gilles, perché a lui ho chiesto conferma, perché mi avevano raccontato questa cosa, a chi chiederlo se non al sindaco, no? E mi ha confermato che in comune a Saint-Gilles non è rappresentata, diciamo, una certa frangia politica. Ecco, insomma, è questo. Vuol dire Che che invece da noi è molto rappresentata. insomma, mi fa una cosa che fa piacere, ecco. Invece da noi purtroppo è molto rappresentata. Vabbè, dai, destendiamo un velo piuttosto che ieri sera ho visto una cosa sul PFAS, sull'inquinamento da PFAS e mi si sono drizzati quei pochi capelli che ancora senza dire di pelle d'oca e cose del genere, perché siamo messi veramente male, soprattutto nell'indifferenza di chi dovrebbe invece pensare a queste cose. Vabbè, ragazzi, siamo messi malissimo. Io forse intuendo questo già da un po' di tempo, sono venuto in campagna, ma per questo non mi salvo da queste cose, se non altro respiro un po' meno di scarichi di automezzi e insomma qua l'aria sicuramente è più buona, ma non è detto che nelle falde acquifere anche qua non ci siano i PFAS, anzi mi hanno detto che ci sono, quindi non c'è scampo ai danni che l'uomo ha fatto e continua a fare al pianeta che gli ha dato la vita, insomma. Senti, nella sigla hai visto un treno. Che cosa ti ispirano i treni? Soprattutto riguardo il periodo più o meno si riferiva alla sigla, presumo fosse Sì, era pre-guerra, perché anni 30, penso, anni no? 30, Quindi, sì. ma mi fa pensare al futurismo, so, perché l'aereo sicuramente ancora di più, però in quel periodo il treno era sicuramente un mezzo di trasporto futurista, ecco. E quindi un po' quell'ambiente. Io quando vedo quelle cose lì, quell'ambiente lì, penso subito a quel periodo. Dico, c'è una cosa che io dico, proprio in questi giorni parlavo di macchine del tempo, si parlava di macchine del tempo. Beh, io da sempre, così quando si parla di queste cose, questo sogno che chissà se un giorno, certo con noi non più vivi, verrà mai realizzato, quello del viaggio nel tempo, io ho detto, beh, se avessi una macchina del tempo,
andrei da Marinetti a fargli sentire i Kraftwerk. Ecco, questa è un po' la mia fissa. Così nel frattempo conoscerei Marinetti e vedrei che faccia fa di fronte al futuro. Gli arrivi conferma che le sue idee, tutto sommato, aveva anche delle idee buone. Ecco, dai. Sì. Senti, e musicalmente chi sono i tuoi punti di riferimento? Ma guarda, musicalmente io diciamo che il punk mi ha dato il là, mi ha fatto capire che per fare musica non occorreva essere dei virtuosi, si poteva veramente con poco riuscire a fare qualcosa. C'era un periodo di grande fermento, questo ha fatto sì che io poi sia riuscito a infilare in quest'onda, diciamo, anche se io già facevo delle cose un po' diverse dal punk. Il mio punk era molto diverso. E la musica che io ho ascoltato, io nasco fondamentalmente dal funky, dalla disco e successivamente dalla new wave o anche precedentemente dall'elettronica in genere, per cui Kraftwerk li ho già nominati prima, ma poi tutta l'ondata new wave, soprattutto non solo quella elettronica, ma molto anche quella elettronica, e poi fondamentalmente le mie radici sono in qualcosa che sia riballabile, per cui la disco, certa disco music degli anni 70, certo funky. Io ho un grande idolo scomparso purtroppo 2 anni fa, che è Hamilton Bohannon, che era un musicista funky che io ho sempre definito pre-house, perché l'house si è contraddistinta, un altro genere che io ho amato tantissimo e amo tantissimo, si è contraddistinta perché per una certa ripetitività, soprattutto per quello che riguarda le sue accezioni più sperimentali, più estremiste. E Hamilton Bohannon faceva del funky ipnotico, cioè andava avanti 8 minuti sempre uguale. Questo mi piaceva molto già all'epoca e devo dire che rimane uno dei capisaldi della mia formazione musicale, assolutamente. E la musica oggi? Tu ti occupi di giovani? No, io so che ti occupi di giovani, o comunque ti occupi della musica odierna. Ma sì, qualcosa ti dirò. Io sto preparando in questi giorni, ritornerò a fare dei DJ set, cosa che facevo anni fa, e i miei DJ set sono sempre stati contraddistinti da un certo eclettismo. Cioè, nel senso che io metto di tutto, cioè quello che mi viene di mettere in quel momento, da Miriam Makeba Pata Pata a un pezzo house storico a che ne so, ai ricchi e poveri, dipende, per dire, di questo, forse anche un po' eccessivo questo range che sto dando, ma musica di oggi, poi se ci sono delle cose che mi piacciono, infatti nel set che sto preparando metterò anche delle cose di oggi, però sono cose di oggi che occhieggiano comunque in qualche maniera al passato. Parlo di personaggi come Alex Rossi, che è un francese, italo francese, o parlo di Bruno Bellissimo, che è un italo canadese con cui probabilmente collaborerò molto presto, e per cui tutto sommato in realtà non c'è niente oggi che sembra essere qualcosa di veramente nuovo. C'è sempre stato meno negli anni e oggi ancora di più, perché comunque tutto quello che sentiamo in qualche maniera si rifà a qualcosa di già sentito. E sicuramente è difficile fare qualcosa di nuovo oggi, perché tanto è stato fatto nella musica. Anche a livello sonoro, strumenti elettronici, insomma, è stato sperimentato tantissimo. Quindi quello che si può fare oggi forse è fare in qualche modo un mashup di generi diversi, cosa che peraltro io ho sempre fatto, ma che tanti hanno sempre fatto. Per cui diciamo che ci sono delle cose che mi piacciono anche in musica, tra virgolette, adolescenziale, cioè c'è roba bella, ce n'è sempre, ecco. Poi se parliamo proprio della musica che io ascolto e che mi piace mettere anche appunto in una situazione, non è quella di... Che è successo? Un attimo. E quindi
pur ascoltando con interesse anche tutto quello che succede anche oggi, perché ripeto, gente brava ce ne sarà sempre, e ce n'è sempre stata e ce ne sarà anche in futuro. E musica bella ce n'è anche oggi, bisogna cercarla. Allora, diciamo che una volta forse il mainstream musicale era più di qualità rispetto a quello di oggi, ecco, diciamo quello, nel senso che la musica che sentivi per radio, che sentivi, io parlo di, per esempio, degli anni '80, non perché li ho vissuti da protagonista, ma perché li ho vissuti da ascoltatore di musica. Ci sono un sacco di pezzi di anni '80 che ancora oggi si sentono, cioè c'erano delle hit parade dove nella stessa settimana c'erano 4-5 brani che sono rimasti immortali, cosa che secondo me oggi sarà più difficile che accada, ecco. Per cui è stato un periodo molto prolifico, forse l'ultimo periodo di grande, molto, molto prolifico, ecco, forse anche un po' l'inizio degli anni 90 è stato un po' così, ma poi è andato tutto un po' le canzoni durano una settimana più o meno, ma sai, è cambiato il modo di fruire la musica, sai, una volta c'erano i supporti, il supporto era un qualcosa che ti legava comunque al brano, no? Tu prendevi un disco, una cassetta, un CD e sapevi che dentro c'era quella musica lì, che era un oggetto, è un oggetto che restava, nel senso, adesso stiamo parlando di streaming, tutte cose che sono assolutamente non fisiche, non hanno una fisicità, sono così astratte, e quindi sai, tu ascolti un pezzo finché te ne ricordi, poi te lo dimentichi, ascolti altro, ma di quel pezzo lì non hai più traccia se non nella tua mente, non hai niente a casa che ti ricordi quel periodo in cui ascoltavi quella roba lì e magari ti viene voglia di ascoltarla. Per cui è tutto fatto sulla velocità, sul telefonino, ascolti, così, è tutto molto veloce. I pezzi adesso, tu guardi, durano molto meno le canzoni. Siamo tornati ai tempi del rock and roll degli anni 60, quando duravano 2 minuti e mezzo, perché erano fatti per i jukebox, erano fatti per essere, perché era musica, 3 accordi, cioè era quella musica lì. Adesso si è tornati un po' a quello, ma non tanto per esigenze musicali, proprio per esigenze di fruizione, perché deve essere tutto veloce. Tu fai una canzone che ha ambizioni di diventare un successo, tu in 30 secondi devi aver già dato tutto, perché magari se no uno passa oltre, ascolta altro. Non c'è più attenzione, ecco, c'è meno attenzione. C'è meno attenzione. Certo, certo. Senti, però la musica, nonostante questo, è tuttora fisicità e corpo. Sei d'accordo? In che senso intendi? No, è che è corporea comunque. Il corpo riesce comunque a emanare qualcosa di musicale. Ma quello sì, ma quello è sempre stato indipendentemente. Io dicevo, la musica in se stessa ovviamente ha cambiato modo di essere fruita, per cui secondo me, poi pronto a discuterne, ma secondo me questo ha tolto anche un po' più di importanza. La musica, cioè una volta secondo me era più parte della vita delle persone, nel senso, non lo so, boh. Forse sto dicendo stupidaggini, non lo so, però mi sembra che adesso sia tutto molto più usa e getta, e quindi conseguentemente meno formativo, meno importante dal punto di vista anche personale. Meno importante, sì. Senti, invece, che cos'è la poesia? La poesia è, diciamo, è una sorta di musica delle parole, nel senso che spesso mi sono trovato, soprattutto noi che facevamo del pop, chiamiamolo anche un po' d'avanguardia, tutto sommato, perché io direi proprio di sì, forse all'epoca non si percepiva questa cosa, ma secondo me dopo si è percepita molto di più. Si percepisce adesso, per esempio. E ti dirò, quando mi dicevano, vorrei mettere mica un tuo testo con un testo, allora, numero uno, i miei testi, i nostri testi, erano funzionali alla musica e a quella cosa che volevamo dire in quel pezzo. Io ho sempre detto, sto scrivendo il testo di una canzone,
che ha un senso, che sono partito per dare un certo senso, e a un certo punto trovo una parola che mi suona molto, molto meglio con la musica che c'è, con la musica della canzone, io metto quella parola lì, anche se quella parola mi stravolge il significato e devo di nuovo rivoluzionare, perché è musica alla fine. Cioè, se un bellissimo testo, cioè, ciò non toglie che un bellissimo testo su una bellissima canzone vada benissimo, per carità, però diciamo che le due cose funzionano esattamente in parallelo, in sintonia, ecco. Una canzone non è bella perché ha un bel testo, è bella perché ha un bel testo, una bella musica, o magari anche più una bella musica, perché è una canzone, è musica. Ovviamente se fare delle bellissimi testi con delle basi un po' così, allora appunto scrivi poesie, ecco. La poesia è una musica senza musica. Mm-hmm. Però, secondo me, l'estate sta finendo... È un testo poetico. Beh, sai, io non sono in grado di dirlo. A me è una canzone che ha emozionato molto quando l'ho scritta e mi emoziona ancora quando canto, soprattutto la versione lenta, che è molto struggente. A seconda anche del mio stato d'animo di quel momento, succede ancora che dopo... tanti anni, l'anno prossimo saranno 40, e riesce ancora a emozionarmi, addirittura a farmi brillare un po' gli occhi, perché ci sono molto io dentro quella canzone, c'è questa paura del tempo che passa, che una volta era paura di diventare grandi, adesso è paura di qualcos'altro, avendo chiaramente 40 anni di più. E soprattutto questo senso di sconfitta che si ha nell'incedere inesorabile del tempo. Sì, sì, sì. Questa era una cosa che io ai tempi, al mare, cercavo di spiegare a una fanciulla, ma questa fanciulla ovviamente che voleva sentirsi dire altro, mi ha ovviamente scartato l'incendio del tempo. Io guarda, ti dico, l'estate sta finendo, l'avevo scritta all'inizio dell'80, quando ancora non avevo avuto esperienze, diciamo, sessuali o di amore proprio, e pensa, addirittura ipotizzavo una storia finita che finiva male senza averne già ancora avuta una, quindi pensa com'ero già tragico. Sì, nella... è così. Senti. Infatti, senti. Sono simile. Beh, vabbè, meglio single che come dire, male impegnati. Vabbè, se non altro, sì. Senti, se invece, vuoi farmi rompere le balle, me le rompo da solo, ecco, insomma. Se no, invece, se no c'è l'imbarazzo della scelta. Invece, vamos alla playa, e a me risulta che tu abbia un sacco di versioni spagnole, di lingua spagnola. Ma di vamos, dici? Di vamos, sì. Fatte da altri, intendi? Sì, fatte da altri. Ma sì, facevo un po' la collezione, adesso devo... Adesso non ho ancora fatto con Spotify, una volta andavo a cercarmi gli MP3, poi su YouTube, oppure c'era un sito che si chiamava cover.de, sito tedesco, che raccoglieva tutte le cover delle canzoni famose, essendo Vamos alla Playa stato un grande successo in Germania, quindi c'era anche l'elenco delle cover. Io lì ho scoperto alcune versioni veramente esilaranti, altre molto brutte, e altre divertenti, insomma, ecco. Senti, volevo chiedertelo in quanto uomo di pensiero. Secondo Fromm, la disobbedienza è il primo atto di coscienza che uno ha. Vale anche in musica questo? Beh, per me sì. Per me sì, cioè
se intendiamo anche come disobbedienza cercare di fare qualcosa di diverso, ecco. Cioè, se io non ho mai pensato, c'è chi pensa che per fare un successo devi fare qualcosa che sembra qualcos'altro che è già un successo. Io penso di più che se vuoi fare un successo devi fare qualcosa di completamente diverso da quello che ha fatto qualcun Eh altro, sì. il più possibile, insomma, ecco, per cui credo si possa definire anche questa una forma di disobbedienza agli schemi, agli stereotipi, sicuramente mi ci ritrovo. Tu hai fatto anche cinema, se non sbaglio. Beh, insomma, non esageriamo. Ho fatto qualche cameo Qualche cameo. in alcune, qualche cortometraggio, in qualche, sì, più che altro in cortometraggi. Sì, ma come si trova un musicista a fare l'attore? Ma non credo che le due cose abbiano una strettissima relazione, insomma, almeno per me no. Diciamo che mi divertiva in funzione di quanto mi divertiva il personaggio che dovevo interpretare, che poi alla fine uno, anche i grandi attori, secondo me, interpretano sempre se stessi, trasferendosi però in un altro personaggio in qualche maniera. Poi vabbè, questo magari non è una regola assoluta, ma alla fin fine, quando io ho fatto queste, quando mi è capitato di fare queste cose, un po' mi pigliavano per quello che io ero, quindi dovevo un po' fare me stesso, stava a me cercare di rendere, di calarmi il più possibile all'esterno di me stesso, cercando di fare me stesso però, un casino. Sì. Senti, un'ultima domanda. Chi è davvero John Sorrighera? Ma io guardo, mi hanno fatto questa domanda durante, nel backstage del concertone del 1º maggio l'anno scorso. Come ti definiresti, come definiresti John Sorrighera in tre parole, mi chiesero. Io dico, un simpatico cialtrone. Ma sai, se, come definirmi? Cercando di dire qualcosa di più serio. Io non sono né un musicista, né un produttore di vino, né un, adesso tra un po' uscirà una mia linea di t-shirt, produco anche vino, lo dicevo questo Sì. appunto perché da un po' di L'ho tempo ho capito. una piccolissima produzione di vino, né un attore, sono fondamentalmente un situazionista, cioè mi piace pensare a delle cose progettuali e delle situazioni e poi in qualche maniera prima immaginarle e poi cercare di realizzarle. Ecco. Perché io non so suonare, non ho mai preso una lezione di canto e credo di cantare recentemente adesso, perché all'inizio facevo abbastanza cagare. Perché il mio progetto era voglio fare un disco, era tutta un'idea di Righeira, di quello che doveva essere la musica, di quello che era un concept un po' stile Divo, se vogliamo. I Divo di Akron, grande gruppo di Akron. E, cioè, era più una progettualità quasi molto vicina se vuoi, alla ricostruzione futurista dell'universo, insomma, in cui i futuristi progettavano un mondo nuovo o pezzi di un mondo nuovo e io in qualche modo mi calo, mi comincio a pensare a queste cose e cerco di creare. Di partire da un'idea e realizzare un progetto anche non avendone titolo, non essendo un esperto di quel ramo, perché magari seguo le mie intuizioni. Sì, quindi davvero un situazionista. Sì. Direi di sì. Bene, noi ringraziamo John Sorrighera, è stata una conversazione piacevole e simpatica, come è simpatico e intelligente lui. No, per simpatico penso di sì, intelligente, boh. Lascialo dire a me, però. Quindi, nel senso che io ti ritengo intelligente, quindi. Ti ringrazio. E Allora che non ho sbagliato tutto allora ancora. no, no. E che dire? Alla prossima occasione. Ti ringrazio, è stato molto piacevole chiacchierare con te, spero potremo farlo presto anche di persona.
E niente, tipo, rimanete in contatto con i miei social e tutto quanto, Sì. Instagram, Facebook, robe del genere, perché c'è molta roba che bolle in pentola e forse, non vorrei dirlo troppo presto, ma probabilmente sta bollendo anche la pentola della musica. Per cui vediamo un po' Vediamo un po'. se arriverà stavolta a cottura, a una buona cottura, insomma. Vediamo, vediamo. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.